Educare i più piccoli al rispetto degli amici a quattro zampe, questo è il senso della giornata organizzata al Pala Unimol dalla sezione di Campobasso dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Noi dell'EPA di Campobasso riteniamo fondamentale l'educazione dei bambini sin da piccoli a imparare a far riconoscere gli animali e a rispettarli. Perché solo così pensiamo di poter cambiare le varie generazioni, mentalità sul fatto dell'approccio agli animali, le adozioni, il rispetto, la sterilizzazione. Presente anche il Corpo Forestale dello Stato, che con i propri cani addestrati si è cimentato in dimostrazioni pratiche sotto gli occhi curiosi e attenti dei bambini. Siamo stati invitati qui dagli organizzatori proprio per discutere sul fenomeno del veleno, far capire ai bambini. Comunque c'è questa problematica grossa, molto grossa, soprattutto in Molise, di stare attenti nei parchi, perché molte volte capita che gli avvelenamenti avvengono lì e i veleni sono di solito di colore molto acceso, quindi comunque potrebbe attirare l'attenzione dei bambini, la curiosità bambina. E niente, con lei abbiamo fatto una dimostrazione nascondendo delle molecole del veleno, quindi in massima sicurezza, sotto questi coppi che usano per fare sport, e dando il segnale di ricerca al cane ha individuato sotto 20-30 coppi la sostanza, la molecola di questo veleno, di metaldeide. Ospite della giornata l'associazione Code in Libertà, che ha contribuito con la propria esperienza alla riuscita dell'evento. Noi siamo un'associazione di educatori cinofili, abbiamo questa associazione che affianca il nostro lavoro di liberi professionisti in Regione Molise e che si occupa di molte cose. Noi siamo stati volentieri ospiti di questa fantastica giornata per insegnare anche ai bambini l'approccio etologico al cane, piuttosto di come ci si comporta nelle vie cittadine per la raccolta delle deiezioni, facciamo sensibilizzazione per la microcippatura e le vaccinazioni dei cani. Le nostre attività sono molteplici e vanno dalla partecipazione a queste giornate meravigliose, alle passeggiate a sei zampe educative che facciamo in Regione Molise ma anche in Regione Abruzzo e Puglia, e poi molte altre attività che svolgiamo nel nostro percorso educativo cinofilo.